Il Flaccadori sbaglia il pallone, lo regala a Harrison che vola in contropiede 4 contro 2, trova Gentile che si appoggia bene al vetro e segna il primo canestro della sua gara. Si sblocca Harrison con il primo canestro anche lui della sua gara, dall'altra parte prova come può a difendere su Cameron Reynolds. Era già a quota 11, prima Trento, qui palla recuperata, adesso si alzano i ritmi per Trento, la palla per Jordan Caroline che questa volta sì che si porta a casa il ferro. Il palleggio, il pallone sotto per Deseu nel mismatch con Forrai, scarico però perfetto nell'angolo per Lucio Redivo che quando ha queste triple difficilmente le sbaglia. E poi risponde Trento con il canestro per il nuovo meno 6, però Lucio Redivo sembra essere in quelle giornate in cui fai molta molta fatica a tenerlo. Trentina si prende il blocco di Ladurner che poi riblocca dall'altra parte con spazio, prova a tirare e a sbloccare Trento dall'arco, 1 su 9 adesso per l'Aquila. Gentile con il lavoro e con il tiro in allontanamento segnato alle Gentile. Qui poi la gran palla di Flaccadori ancora e la schiacciata e rovesciata da parte di Jonathan Williams. Come entra dal punto di vista difensivo in questo terzo quarto Trento, gran palla di Gentile nell'angolo per Gaspardo. Qui la palla recuperata da Desonta Bradford che poi vola in contropiede, inchioda il canestro del più 3. Adesso blackout per Brindisi. C'è palla un po' sporca però dell'argentino che torna adesso dal giocatore belga. Grandissima palla per Ale Gentile. Che giocata di Deseu. Fronteggia il canestro qui Caroline che va a schiacciare in faccia a Gentile. Era sbagliato il cronometro, adesso tiro sbagliato da Redivo, Flaccadori dall'altra parte vuole tirare ancora, è caldo e segna anche questa, più 9 per la Dolomite Energia Trento, perché sono due punti in più praticamente dati a Trento, mentre dall'altra parte si è scaldato di Angelo Harrison. 7-6-7-2 come, non come vedete in grafica, ma corretto, e qui Flaccadori fa semplicemente quello che vuole. Il suo numero 12 aspetta il blocco di Williams che arriva, poi Flaccadori apre per Caroline, tripla che può ammazzare la partita e la manda a bersaglio, più 11 adesso, massimo vantaggio per Trento.